Una vittoria bella, importante, è venuta giocando molto bene soprattutto nei primi 20 minuti e non c'è stato il gol, c'è stato dopo su un errore del portiere loro, ma è perché era stato pressato. Comunque abbiamo fatto un'ottima gara e veramente bravi a tutti, perché ci sono stati momenti di dove abbiamo interpretato la partita molto bene, nel senso che l'abbiamo aspettati anche dopo il vantaggio e siamo stati bravi a chiudere nel secondo tempo in contropiede, quindi veramente bravi, bravi a tutti quanti. Ma sì, è riuscito fuori il Verona, che nelle ultime quattro partite ha fatto tre vittorie e un pareggio, quindi sapevamo che queste squadre prima o poi uscivano fuori. Noi stiamo continuando a fare partite importanti, risultati importanti, quindi recuperiamo immediatamente le energie, perché tra due giorni si rigioca e abbiamo avuto il problema di Alesami, che molto probabilmente avrà uno stiramentino sul flessore sinistro, ma abbiamo dei grandi dottori, grandi fisioterapisti, seri professionisti che lavorano veramente dalla mattina alla sera per cercare di mettermi tutti i giocatori in condizione. Insomma, tra tutte le squadre di Serie B ma anche di Serie A abbiamo veramente subito pochissimi infortuni, quindi merito ai ragazzi che sono dei seri professionisti, meriti al preparatore atletico, a noi perché lavorano bene, ma soprattutto merito allo staff sanitario, perché veramente è stata la mattina e la sera a cercare di darmi i giocatori più freschi possibili. Ma è normale che quando giochi di partite così ravvicinate puoi correre quel rischio, ma l'assenza di Alesami ha giocato Scimischi, perché già Mazzotta era infortunato, è entrato, ha segnato, quindi ci siamo. Guarda a centrocampo, c'era fuori Ciocio nelle partite precedenti, oggi era fuori Muraschi e Fiordilino, stanno ruotando tutti e tutti si fanno trovare pronti, ma è merito è sempre loro che si allenano con grande entusiasmo, con grande passione, e vogliamo tutti, insomma, conquistare un risultato importante, e lo stiamo facendo tutti molto bene. Vediamo adesso le condizioni di alcuni giocatori, c'era anche Ragovic che aveva un affaticamento al polpaccio, quindi dobbiamo valutare. No, ma l'obiettivo è andare a Cittadella e cercare di vincere la partita per arrivare a 37 punti, che è ben differente di stare a 34 o 35, e per non far avvicinare troppo quelle davanti. Ma l'obiettivo nostro non è vincere il campionato a dicembre, l'obiettivo nostro è vincere il campionato alla fine dell'anno, a maggio, quindi poco ci interessa essere primi oggi, ci interessa dare continuità a quello che stiamo facendo. Abbiamo fatto un regalo ai tifosi e ci siamo fatti un regalo noi con questa vittoria, dando continuità al pareggio di Spezia, quindi al di là di come si è giocato, se bene o male oggi l'importante era vincere, come anche ha detto il mister prima della partita, va benissimo così. Ma a tratti si guarda, poi anche l'anno scorso, cioè, tutto il giro è andato in testa, campioni d'inverno e poi non è servito a niente, quindi ci deve servire e ci sta servendo da insegnamento a non abbassare la guardia, a stare sempre sul pezzo, perché la classifica finale è quella che conta e non quella attuale. Caldo è difficile fare un'analisi, però credo che a tratti abbiamo espresso un buon gioco, e comunque il mister poi durante la settimana e lo staff analizzeranno tutta la partita e ci diranno pro e contro. Più che cercare di vincere, dare entusiasmo e cercare di trasmettere entusiasmo, non so cosa dirti. Noi dobbiamo fare il massimo, come stiamo facendo, e speriamo il prima possibile di riunire questa grande famiglia. Corini, da quando è subentrato, sta facendo molto bene, è una squadra giovane che si vede la mano dell'allenatore e stanno facendo indubbiamente un grandissimo campionato. Noi dobbiamo pensare solo al Palermo e a noi stessi e cercare di vincere partita dopo partita. È una striscia importante, poi qualcuno rumoreggia dopo il pareggio con Livorno, qualcuno rumoreggia con il pareggio a Spezia. Non perdere le partite va bene, si continua con la striscia positiva, si continua con l'imbattibilità, a volte si pareggia, a volte si vince, ma comunque se non perdiamo neanche una partita siamo in Serie A.